Buongiorno, Fabiana Guerra è Senior National Account Manager di Indeed, che è il primo motore di ricerca per la ricerca del lavoro. Lei aiuta le persone a trovare il lavoro più adatto e le aziende a trovare i candidati migliori. Il titolo della masterclass è abbastanza chiaro: come chiedere un aumento di stipendio, non ci resta che ascoltare e prendere appunti. Grazie mille, innanzitutto è piacere a tutti, è un piacere essere qui oggi. Oggi abbiamo un titolo altisonante, Gender Pay Gap e negoziazione, e siamo all'interno dell'aula Ottenere. Per cui, visto che oltre a occuparmi e aiutare le persone a trovare lavoro, sono anche una viaggiatrice nella vita di tutti i giorni, l'idea è quella di accompagnarvi all'interno di questo viaggio che si chiama negoziazione, che diventa per noi molto molto importante. Iniziamo però con un esercizio di visualizzazione, ovvero mi piacerebbe che ognuno di noi si mettesse all'interno, si mettesse nei panni. Invece di essere sedute o seduti all'interno di questa sala, noi siamo esattamente all'interno di una situazione in cui stiamo per chiedere un aumento salariale. Vi chiedo quindi di pensare all'ultima volta che avete fatto una negoziazione e provare a portare all'interno di questa sala tutte quelle emozioni che avete provato. Tenetele lì. Portatele qui e ricordatevele fino alla fine di questo speech e di questa mezz'ora che faremo insieme. Come vi siete sentiti? Questa è la domanda fondamentale che oggi vi rivolgo. Come mai siamo all'interno di questa sala? Sala Ottenere, ripeto, importanza della negoziazione. Alla base della negoziazione c'è un tema fondamentale, che è la conoscenza del valore di noi stessi. Nel momento in cui noi ci sediamo all'interno di una sala per effettuare una negoziazione e ci mettiamo nei panni di chi sta chiedendo qualcosa, in automatico arrivano alla nostra testa tutta una serie di idee, pensieri, tale per cui mi meriterò di essere lì, sarò pronta o pronto a chiedere un aumento di stipendio, un cambio salariale. Tutte queste informazioni arrivano, quindi alla base dell'importanza della negoziazione c'è un tema fondamentale che è importante che voi e che ognuno di noi impari, è il proprio valore. Ognuno di noi ha un valore specifico e quindi è lecito domandare, chiedere, provare ad andare oltre. Come vi dicevo prima, nella vita di tutti i giorni, oltre a lavorare insomma, all'interno di Indeed, sono una grandissima viaggiatrice, quindi ho scelto volutamente questa immagine che mi rappresenta in qualche modo, è quella di una donna all'interno di un aeroporto che è pronta per il prossimo viaggio. E ho scelto questa frase che citerò più di una volta all'interno di questa chiacchierata insieme, che è «inizia con la fine in testa». Questo è fondamentale nel momento in cui voi vi troverete ad affrontare qualsiasi tipo di negoziazione. Iniziare con la fine in testa, entrare all'interno di quella sala, di quella stanza, di quell'ufficio, sapendo dove volete arrivare, è fondamentale per riuscire a costruire il vostro storytelling e per riuscire a ottenere, ricordiamoci, siamo all'interno della sala ottenere, quindi è quello che noi vogliamo fare, ottenere il vostro risultato. Ma passiamo prima attraverso alcuni numeri. Come mai la negoziazione è così importante? Soprattutto, come mai nel negoziare noi, e parlo in questo caso del genere femminile, assumiamo un ruolo sociale fondamentale per ridefinire il nostro ruolo sociale? Nel preparare questo speech ho preso ovviamente un po' di informazioni, mi sono imbattuta in queste numeriche. 82% è la percentuale delle posizioni apicali che in Italia sono occupate da uomini. E l'11,5% è quanto un uomo in media guadagna più di una donna. Sinceramente, quando ho letto questi dati, che sono dati Istat relativi al 2022, mi sono stupita. Sapevo che in Italia su certe tematiche fossimo un attimino un po' più indietro rispetto magari ad altri paesi, però sinceramente queste due percentuali mi hanno quasi fatto un po' spaventare, ok?
Motivo per cui nel fare questo speech con voi l'idea è anche quella di trasmettervi l'importanza che per noi è, che noi abbiamo in termini di ruolo sociale nel momento in cui ci sediamo a fare una negoziazione. Perché in un mondo ideale sarebbe bellissimo se l'anno prossimo dovessimo trovarci tutti di nuovo all'interno di questa stanza, vedere altre tipologie di percentuali. Perché vorrebbe dire che ognuno di noi, con la propria piccola negoziazione, ha portato a casa un punto percentuale in meno o in più, a seconda se siamo sopra o sotto, rispetto a quello che oggi è la situazione. Oggi tratteremo due tematiche principali relative alla negoziazione, perché ci sono nell'arco della vostra carriera professionale, poi la negoziazione fa parte della vita di tutti i giorni, ovviamente oggi ci concentreremo su quello che è l'aspetto più professionale della tematica. Ci sono due momenti fondamentali in cui noi andremo a chiedere un aumento salariale. Il primo è il momento in cui noi siamo all'interno di una realtà aziendale e quindi ci rendiamo conto che è arrivato il momento di chiedere di più. Vogliamo una crescita di tipo salariale. Il secondo è il momento in cui invece andremo a discutere magari un aumento salariale a seguito di un percorso di selezione. Quindi abbiamo intrapreso un iter di selezione e arriviamo al momento in cui bisognerà poi fare la famosa trattativa commerciale. Come vedrete, abbiamo identificato vari punti all'interno di questo storytelling che condivideremo con voi oggi e ci saranno dei punti in comune, ovviamente tra le due situazioni in cui ci troveremo ad analizzare. Però ci saranno anche dei punti di differenza che andremo poi a vedere insieme. Ci focalizziamo in questo momento su come chiedere un aumento di stipendio nel momento in cui siamo attualmente all'interno della nostra azienda. Per cui facciamo un altro esercizio di visualizzazione. Voi dovete sapere che nella mia precedente esperienza professionale, prima di arrivare in Indeed, gestivo un team di risorse e la visualizzazione, il mettersi dei panni, era l'esercizio che più frequentemente proponevo alle persone che lavoravano con me. Perché? Perché mettersi nella situazione, cercare anche di anticipare tutta quella serie di emozioni che per ovvi motivi ci sono, è fondamentale al fine di riuscire a governare al meglio la situazione che poi ci troviamo a vivere. Io stessa, per essere qui oggi, non vi dico quante visualizzazioni mi sono fatta nei 10 giorni precedenti. Quindi l'idea è quella ovviamente di mettersi nei panni. Quindi ritorniamo tutti quanti all'interno della stanza in cui stiamo per chiedere un aumento di stipendio. Quindi abbiamo avuto il nostro percorso di crescita all'interno della nostra azienda, siamo arrivati a un punto in cui siamo in un punto morto, sì, lo possiamo dire, sappiamo che vogliamo di più, che valiamo di più, ci sediamo e vogliamo chiedere quel tipo di aumento salariale. Tre sono i punti fondamentali. Qua siamo ancora nella fase di preparazione, non siamo ancora seduti, perché prima di arrivare a sedersi su quella sedia bisogna prepararsi assolutamente in tutto e per tutto. Tre punti, li riassumerei con analisi, creatività e visualizzazione, ok? Partiamo dall'analisi del contesto. L'analisi del contesto è fondamentale. Più informazioni io raccolgo all'interno della mia organizzazione, più avrò degli strumenti e delle caratteristiche per poter arrivare a chiedere quell'aumento di stipendio, ok? Ci sono tre tipi di analisi che vanno fatti. Il primo, analisi dell'azienda in cui io sto lavorando. Capire se il momento storico, economico dell'azienda è consono al fine che io possa chiedere e ottenere un aumento di stipendio è fondamentale ed è fondamentale anche nell'ottica della nostra credibilità personale. Faccio un esempio. Sappiamo che la nostra azienda è in un momento di crisi economica che sta lasciando a casa dei dipendenti. Forse non è il momento corretto per andare a chiedere un aumento di stipendio, ma banalmente perché difficilmente riusciremo magari in quel momento ad ottenerlo. Okay? Allo stesso tempo, chiedere un aumento di stipendio in un momento non consono potrebbe portare anche dall'altra parte una percezione di noi stessi che non è allineata al fatto che noi siamo in grado di leggere correttamente il contesto in cui stiamo lavorando. E quindi questo ci si potrebbe
riproporre in maniera negativa. Okay? Quindi analisi del contesto. Allo stesso tempo, se l'azienda invece sta andando molto bene, io posso raccogliere tutta una serie di informazioni, ma anche dati finanziari, che mi possono essere utili al fine di negoziare poi correttamente il mio stipendio, il mio salario. Quindi abbiamo detto, punto numero uno, analisi del contesto. Punto numero due, analisi nostra, personale. Io, come professionista all'interno di quell'azienda, che tipo di valore aggiunto ho portato nei 6 mesi, un anno precedente a quel momento? Questa è una cosa, vi svelerò, che in realtà io ho iniziato a fare recentemente. Dovete sapere che l'analisi e l'elenco, fare un elenco dei nostri successi, è un qualcosa che noi spesso diamo per scontato. Io nel mio ruolo, per esempio, sono una commerciale, quindi chiaramente sono valutata su degli obiettivi che sono obiettivi numerici, oggettivi. Uno spunto di pensiero interessante mi è stato fornito recentemente in occasione di un workshop a cui abbiamo partecipato a livello di azienda. Il tema del workshop era quanto ognuno di noi è remarkable. Non riesco a trovare un altro tipo di parola per poter descrivere questa situazione. E nell'arco di un momento di condivisione, la nostra country director disse: ma perché voi non fate una lista di quelli che sono i vostri successi? E non sto parlando solo di successi numerici, non sto parlando solo del fatto che, essendo noi commerciali, portiamo dei risultati in termini numerici, ma per successo posso intendere anche lo svolgimento di un progetto, come l'ho portato avanti, che tipo di successo ho avuto in quello, come sono stata riconosciuta internamente. Potrebbe essere anche che valore aggiunto porto al mio team e alla mia squadra da questo punto di vista. Quindi il consiglio è quello di farsi un elenco dei successi. Attualmente io lo sto facendo settimanalmente. Ogni settimana mi celebro. Ogni settimana è corretto che noi ci celebriamo, diciamo così. E tenerlo lì da parte. Questo perché nel momento in cui andremo a fare la richiesta di qui sopra, abbiamo già tutto davanti e non dobbiamo neanche pensare, perché è un qualcosa che già vediamo e che già abbiamo davanti. Torniamo indietro. Analisi del contesto esterno. Analisi di chi sono e del mio ruolo all'interno dell'azienda. Analisi del mercato esterno. È sempre molto importante capire quanto il mio ruolo vale all'esterno. Quanto all'interno di un mercato che è in continuo cambiamento e in continua crescita, il mio ruolo può avere valore. Quindi analizzare questi 3 ambiti mi permette di avere tutte le informazioni necessarie per arrivare preparato di fronte al mio interlocutore in quel momento. E per passare allo step numero 2. Step numero 2 è creazione della tua proposta. E qui torniamo alla frase che vi ho detto prima, che sentirete più e più volte, un po' un fil rouge nell'arco insomma di questa chiacchierata insieme. Inizia con la fine in testa. Qual è il mio obiettivo? Questo è il mio obiettivo, è lì dove io voglio arrivare. Ovviamente per arrivare a quell'obiettivo la strada non è mai lineare. Vi dicevo, io sono una viaggiatrice, adoro i viaggi zaino in spalla. Nel momento in cui parti per un viaggio di questo tipo, metti in conto che possano accadere n.000 situazioni, tale per cui, ok, io voglio arrivare lì, ma è importante anche tutto il tragitto che faccio in mezzo, ed è importante anche che in mezzo io abbia la strada A, la strada B, la strada C, per poter arrivare in qualche modo a quella che è la mia destinazione. Nella negoziazione bisogna fare lo stesso. Quindi, io voglio arrivare lì, però so che non è proprio lineare il percorso che voglio fare. Quindi, che cosa posso fare? Posso mettere in campo varie ed eventuali situazioni in cui, in qualche modo, io arrivo comunque al mio obiettivo. Ok? Normalmente, quando nella mia precedente esperienza ho fatto le Danter, quindi accompagnavo ovviamente persone in fase di ricerca di lavoro, soprattutto nella parte di trattativa, il consiglio che davo alle persone che ho accompagnato nel cambio di lavoro era: createvi delle proposte modulari, create dei moduli in cui mettete sul piatto tutti i vari elementi che voi andate a individuare come importanti ai fini di una negoziazione e li tirate fuori all'occorrenza. Una sorta di pacchetto prepreparato, ok? Quindi io so che nel pacchetto A ho
flessibilità lavorativa, lavoro in full remote, l'aumento salariale che è dato da un fisso tot più un variabile tot, dei benefit, eccetera. Dall'altra parte chiedo di più da un punto di vista salariale perché magari non ho una flessibilità lavorativa come vorrei e via dicendo. Il fatto di avere più strade e più pacchetti ci permette ovviamente di arrivare per vie diverse al nostro obiettivo. Quello che è importante fare sempre comunque è nel fissare il nostro obiettivo, non rimanere fermi su quelli, perché a volte l'obiettivo può diventare anche un limite e vedere quel numero come l'unico punto di arrivo ci può limitare nel arrivare comunque a quel numero, ma in maniera un po' più flessibile, con una mente un po' più open mind, un pochino più aperta anche a strade alternative, come dicevamo prima. Quindi è molto importante, quando pensiamo all'obiettivo, non fissarci un solo numero, ma fissarci un range salariale. Quindi io valuto opportunità professionali da questo a questo e in mezzo voi fate tutta la vostra negoziazione. Ok? Abbiamo visto quindi analisi del contesto, creazione della proposta, quindi abbiamo tutte le informazioni, abbiamo creato la nostra proposta. A questo punto siamo pronti a prepararsi alla negoziazione. È qui che interviene la famosa visualizzazione. Mettiamoci esattamente in quella situazione. Sediamoci già su quella sedia. Immaginiamoci già proiettati in quel momento. Questo è fondamentale per gestire anche tutta quella parte emozionale che per ovvi motivi avremo il giorno della negoziazione. Non vi nego che io negozio oggi, avendo io un ruolo commerciale, non negozio solo più lo stipendio, ma negozio anche seduta dei tavoli di trattativa con dei miei clienti. E nonostante sia tanti anni che mi occupo comunque di negoziazione, tutte le volte che mi siedo a quel tavolo ho il batticuore. E quindi chiaramente l'emozione fa parte del gioco, no? È anche un po' l'adrenalina che per chi come me ama dei ruoli commerciali vuole avere a disposizione nel day by day. Quindi prepararsi e potersi già visualizzare in quel momento ci permette sicuramente di avere un punto o due di vantaggio. Una cosa importante da fare è come mi preparo alla negoziazione. Oggi la risorsa, diciamo così, che è più scarsa in assoluta è il tempo. Quindi tutti corriamo, non abbiamo tempo di fare niente. Spesso facciamo la spesa online perché andare al supermercato ci porta via troppo tempo. Quindi in una situazione come questa in cui il tempo è letteralmente denaro, è importante che voi prendiate in considerazione l'ipotesi di farvi dedicare il giusto tempo. Perché? Perché in primis ve lo meritate. Perché? Perché le aziende sono fatte di persone e se voi nel day by day siete soddisfatti, anche la vostra azienda lo è e di conseguenza funziona meglio. Quindi è importante che voi chiediate tempo alla persona verso cui poi dovrete fare il discorso della negoziazione. Chiedere tempo vuol dire no, ci prendiamo un caffè alla macchinetta e che ti devo parlare un attimo. Non è quello. Importante che voi mettiate la persona in una situazione di ascolto. Qualsiasi tipo di trattativa e di negoziazione fatta in un momento di non ascolto è completamente inutile. E visto che comunque per preparare tutti i punti precedenti, insomma, un po' di fatica noi l'abbiamo fatta, vogliamo mica forse vanificare questa fatica? La risposta, direi obbligata, in maniera democratica, è no. Quindi cerchiamo di farci dedicare in agenda uno spazio che possa essere solo nostro. Potremmo anche scrivere una mail al nostro capo, alla nostra capa. Oggetto, discussione del mio percorso di crescita all'interno dell'azienda. Avrei bisogno di una mezz'ora di tempo da dedicarci perché ci sono alcuni punti su cui vorrei parlare relativamente al mio sviluppo di carriera all'interno dell'azienda. Quando sei disponibile? Quindi blocchiamo l'agenda della persona con cui noi faremo la nostra trattativa. Chiediamo del tempo e facciamo in modo che questa persona sia in una situazione di ascolto. Un altro aspetto molto importante è la parte di atteggiamento. Questo perché? Ritorniamo alla frase, inizia con la fine in testa. Ipotizziamo che io ho il mio obiettivo in testa, assolutamente voglio arrivare solo a questo. Prima vi ho detto,
attenzione, che questa frase è un po' un'arma a doppio taglio, quindi utilizziamola, ma utilizziamola nella maniera corretta. Perché se io mi siedo di fronte al mio interlocutore e non ho l'approccio di voler chiacchierare, condividere, scambiare opinioni, beh, direi che la trattativa non si può fare. Se io sono focalizzata solo sul mio obiettivo, non ascolto io in primis e non mostro un tipo di approccio che possa essere il più possibile predisposto anche a una comunicazione, una flessibilità, un cambio di opinione, eccetera, eccetera, è chiaro che dall'altra parte faccio fatica a far passare il messaggio, perché l'interlocutore dall'altra parte non vede un confronto, ma vede un muro. E quindi è più facile che di fronte a un muro si dica un no, rispetto a che se ci sia un discorso invece di approccio comunicativo differente. Altra cosa, questa fa molto zen, dovete sapere che negli ultimi anni mi sono anche avvicinata alla pratica di meditazione, quindi la porto spesso e volentieri all'interno della mia vita di tutti i giorni. Concentratevi sul vostro obiettivo e allontanate gli altri pensieri. È il classico vivi nel presente, che ormai è strainflazionato, ma che diventa sempre all'ordine del giorno. Quindi nel momento in cui voi siete all'interno di questa trattativa, è vero che avete in testa dove volete arrivare, ma godetevi anche il percorso per arrivarci. Siate presenti, siate in quel momento. Non vi fate distrarre da n pensieri, ma ascoltate anche gli spunti che vi arriveranno dall'altro lato. Ed eccoci, finalmente siamo all'interno di quella stanza. Ci siamo tutti, siamo seduti tutti quanti di fronte al nostro interlocutore o alla nostra interlocutrice. Settimana scorsa, facendo un po' di prove generali sullo speech di oggi, ho avuto l'attenzione dei miei colleghi a cui ho chiesto di farmi da pubblico in quel momento. E mi hanno molto preso in giro nella maniera positiva del termine, perché a un certo punto delle mie prove generali, della mia visualizzazione, ho detto loro: questa è la mia frase di battaglia, chi domanda comanda. E ve la riporto. Ve la riporto perché è vero che noi siamo lì per fare una negoziazione, ok? Ma è anche vero che dall'altra parte noi magari non abbiamo mai avuto occasione di avere un confronto con quella persona dall'altro lato. E quindi potrebbe essere anche il modo per sapere e capire che tipo di opinione può avere quella persona di noi. Noi abbiamo la nostra idea, abbiamo fatto tutta l'analisi dei nostri successi, ci siamo celebrati, ma sappiamo veramente qual è l'opinione del nostro interlocutore dall'altra parte? Quindi nel chi domanda comanda, che in realtà è una grande verità, c'è il lasciamo la palla prima loro, prima tu. Perché questo permette a noi di far sbottonare il nostro interlocutore e di capire quali tipi di informazioni e da quali basi noi possiamo partire, ok? In primis c'è un ringrazia. Lo diamo per scontato, ma in realtà il tempo è sempre denaro, vedi sopra, e il fatto che la persona abbia dedicato del tempo a noi, che ce lo meritiamo, ribadisco, quindi se siamo lì è perché chiaramente ce lo meritiamo, l'interlocutore riconosce che abbiamo, che siamo fondamentali all'interno dell'azienda, ma ringraziamo, perché comunque permette di mettere, cioè ci mette in una situazione di comunicazione di pari livello. E poi chiediamo un feedback. Di che tipo? Guarda, grazie per avermi dato questo tipo di opportunità oggi. Mi piacerebbe discutere di quella che è la mia carriera, percorso professionale all'interno dell'azienda, però mi piacerebbe, visto che non abbiamo mai avuto l'occasione, sapere tu cosa ne pensi. Come mi vedi all'interno di questa azienda? Come hai visto il mio lavoro nell'arco dei 6 mesi, un anno precedente? Questo è il chi domanda comanda. Sulla base di quelle che sono le informazioni che il nostro interlocutore ci passa e sulla base di quello che è un approccio flessibile e comunicativo che sostanzialmente abbiamo, può diventare fondamentale anche utilizzare questo tipo di informazioni a nostro vantaggio. Se l'interlocutore ci dice, guarda, sono molto contento di questo, questo e quest'altro, noi che abbiamo in testa tutto l'elenco dei nostri successi che abbiamo fatto nei mesi precedenti, tiriamo fuori tutti quei successi, li sottolineiamo, ne aggiungiamo di altri. Se l'interlocutore, come capita, perché fortunatamente noi siamo in una formazione continua e il fatto di essere in una formazione continua ci permette di apprendere giorno dopo giorno per n mila anni,
ci dirà: questi sono i miei, questi sono i vostri gap, questi sono i tuoi gap, accettiamo quella situazione e facciamoci vedere propensi a voler lavorare su quei gap. L'approccio fa sempre la differenza. Non è importante, altra massima, che cosa chiedi, ma è come lo chiedi a fare la differenza. E quindi una volta che abbiamo intavolato questo tipo di discorso, proponiamo, rilanciamo e mettiamo sul tavolo tutto quello che abbiamo preparato precedentemente. I famosi moduli. Modulo A, ok, questo mi sta dicendo che in questo momento, da un punto di vista salariale, non può arrivare a dove io vorrei. Ok, ma io ho il modulo B in testa dove mi dice: tu non mi dai tutto quello che io voglio, mi accontento anche di questo, ma magari mi dai come benefit l'auto aziendale, piuttosto che mi dai l'opportunità di lavorare da casa come quando voglio. Quello che è importante fare nella fase di preparazione è anche soppesare quello che per noi è importante in una negoziazione. Qual è il vero valore? Che cosa è importante? Per me è importante accompagnare i miei figli a scuola tutti i giorni. Ok, quindi voglio un orario flessibile e va bene lo stesso anche se non arrivo al centesimo della mia percentuale di crescita che mi aspettavo, ma anche un po' sotto. Quindi in questa fase sviscerate e tirate fuori tutto quello che sostanzialmente avete appreso precedentemente. E questa è la situazione numero uno. Situazione in cui io sono all'interno dell'azienda da NX mesi, anni e quello che è, e vado a sedermi di fronte al mio capo. Ma abbiamo anche un'altra situazione in cui ci possiamo trovare a fare una richiesta salariale, che è quello legato alla ricerca e selezione di un nuovo lavoro. Quindi faccio una ricerca relativamente a una nuova opportunità professionale, intraprendo un percorso di un certo tipo, arrivo alla fase di trattativa economica. Come vi dicevo prima, i tre punti sono molto simili, perché anche qui abbiamo un'analisi, anche qui abbiamo una creazione e anche qui abbiamo una parte di preparazione e visualizzazione. Qual è la differenza? La differenza più grande relativa al primo punto è relativamente al contesto. Nelle puntate precedenti io conoscevo molto bene il mio contesto. Perché? Perché ci lavoro nel day by day e quindi so esattamente che tipo di informazioni mi servono e dove le posso trovare. In questa puntata, nuova serie, non ho questo tipo di informazioni. Perché? Perché è un'azienda nuova. Quindi, a maggior ragione, devo mettere in campo tutte quelle che possono essere le mie caratteristiche e competenze di ricerca per andare a raccogliere il maggior numero di informazioni possibile. Internet. Googleate informazioni sull'azienda. Ci sono delle pagine aziendali che vi mettono a disposizione tutta una serie di informazioni relativamente alle realtà aziendali dove state andando a fare i colloqui. Avete delle persone interne a quell'azienda? Chiamatele, prendetevi un caffè, un aperitivo, quello che volete con loro e chiedete informazioni relativamente al contesto dell'azienda. Se siete accompagnati dai Headhunter, sfruttate le Headhunter, perché le Headhunter sa un sacco di informazioni che vi possono preparare correttamente a quella fase. E è nell'interesse delle Headhunter che voi siate preparati in quella fase. Ok? Quindi, a maggior ragione, in questo aspetto, più che in quello precedente, è importante raccogliere informazioni. Anche perché farsi vedere preparati in questa fase permette anche dall'altra parte all'interlocutore di avere un'opinione, farsi un'opinione di voi che non vi conosce sostanzialmente. Quindi partiamo da una base di non conoscenza reciproca, come di una persona che effettivamente è interessata all'azienda in cui sta andando a fare il colloquio. Ok? Per quanto riguarda gli altri due punti, analoghi a quelli precedenti, la grossa differenza è che, mentre all'interno della medesima azienda io comunque gioco in un'area di comfort, diciamoci la verità, sto andando a chiedere un aumento di stipendio, ma tutto sommato nessuno mi sta cacciando dal mio posto di lavoro. Okay? Quindi parto da una situazione sicuramente di vantaggio da un punto di vista di come mi sento emozionalmente. Da questo punto di vista, invece, sono un attimino più esposto, perché nel momento in cui io andrò a chiedere o a rilanciare e a dare le famose dimissioni alla mia azienda, è ovvio che è il famoso io so quello che lascio, ma non so quello che trovo. Quindi è anche corretto che questo aspetto venga in qualche modo valorizzato, da un punto di vista anche economico, dico, perché il cambio
da un'azienda all'altra sicuramente presuppone un rischio, ambo i lati, perché sia l'azienda sia il candidato o la candidata ha lo stesso tipo di rischio, però è un rischio più alto. Quindi è importante che voi abbiate presente questa cosa e lo valorizziate poi anche da un punto di vista economico, retributivo. Altro punto diverso rispetto al punto numero 3 è relativamente al discorso del prepararsi alla negoziazione. Nella puntata precedente conoscevo il mio interlocutore, è il mio capo, la mia capa, HR, non so, a seconda poi di come è organizzata l'azienda. Qui in realtà io sto facendo una trattativa con una persona che non conosco e non mi conosce. Ok? A maggior ragione qui è molto importante che voi diventiate un po' commerciali di voi stessi. Ahimè, mi spiace, il termine commerciale c'è sempre e permane trattandosi ovviamente di negoziazione. Nel diventare un po' commerciali di voi stessi è importante che voi mettiate l'interlocutore e vi mettiate vicendevolmente in una situazione di ascolto e di comfort. Questo è assolutamente fondamentale per permettervi poi di lavorare sullo stesso livello. Quindi, a maggior ragione, curate un atteggiamento di apertura, empatico, flessibile e di ascolto. Iniziate la vostra negoziazione. Una cosa importante da fare in questo caso è relativa al fatto di sapere conoscere l'offerta in quel momento. Quindi voi prima non avrete l'opportunità di leggere l'offerta, vi verrà sottoposta, se tutto va bene, in quel momento lì. Prendetevi il giusto tempo per leggerla e fare le vostre considerazioni. Vi si apriranno due scenari, o tre, nella migliore delle ipotesi. Scenario numero uno, lo stipendio non vi soddisfa in alcun modo e non vedete margine di trattativa. Ricordate che il tavolo di trattativa lo aprite e lo chiudete voi, soprattutto lo chiudete voi, siete voi a decidere quando viene chiuso. In quel caso, se lo stipendio non vi soddisfa, rilanciate motivando la richiesta di uno stipendio più alto. Se lo stipendio invece parzialmente non vi interessa e non vi soddisfa, utilizziamo la modulistica di qui sopra. Quindi utilizzo i vari moduli di riferimento. Modulo 1, ok, non mi interessa, però dall'altro lato ho l'opportunità di avere a disposizione flessibilità, benefit, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi rilanciate con una modulistica un po' differente. Punto numero 3, l'offerta non è assolutamente valutabile. Ringraziate, rifiutate e spiegate perché l'avete rifiutata. È importante sempre ringraziare, comunque spiegare, perché questo vi permette di mantenere le porte aperte per magari eventuali opportunità future che arriveranno. Ok? E con questo diciamo che abbiamo visto un po' tutti gli ambiti relativi alla negoziazione. All'inizio io vi dicevo, tenete in mente le sensazioni e le emozioni che avete avuto nella visualizzazione all'inizio dello speech. Quindi ognuno di noi sa quali sono, ognuno di noi le ha portate a casa. L'intento anche della chiacchierata con voi oggi è quello di permettervi di modificare anche queste emozioni. Se oggi, alla fine di questa mezz'ora insieme, ci risediamo all'interno di questa stanza con il nostro interlocutore per una negoziazione di qualsiasi tipo, con le informazioni che abbiamo raccolto, come magari posso modificare il mio stato d'animo, le mie emozioni, il mio sentirmi? Questo lo lascio a voi, è un po' un compito a casa e in bocca al lupo per le future negoziazioni. E grazie.